Ciao amiche e ciao amici, vediamo nel corteggiamento e nella seduzione i segnali di attrazione del linguaggio del corpo maschile. Questo video per rispondere ad Alex che mi segue su YouTube, cioè quali sono i segnali che deve fare un maschio per generare attrazione in una donna quando la incontra, quando la vede. Allora, intanto ci sono tutta una serie di segnali non verbali che servono a far sì che il maschio possa venire. Possa essere identificato come maschio alfa. Allora, il primo è in realtà un comportamento. Quando tu incontri una donna in mezzo a un altro gruppo di donne che ti interessa, non devi manifestare, diciamo, su un piano logico e razionale, eccessiva attenzione verso questa donna. Cioè, non devi manifestarti palesemente, fondamentalmente, perché se lei capisce palesemente, tu vai lì, cerchi di parlarle. Cerchi di, se siete in un gruppo, di stare sempre vicino a lei, ti offri per accompagnarla, per scorazzarla in giro, hai tutto un atteggiamenti, tutti atteggiamenti di questo genere che molti uomini mettono in atto quando vedono una, incontrano una che gli piace, vieni subito etichettato come zerbino o comunque come maschio non dominante, come maschio gregario, come maschio bisognoso, come uno che diciamo. Non va bene, insomma, non vieni identificato come maschio alfa. Quindi nel momento in cui tu ti proponi in questo modo, negativo. Quindi evitare di farlo. Quindi evitare di manifestare un eccessivo interesse, cioè sempre andare a parlare con lei, cercare di sederti vicino, insomma. Tu devi manifestare che sei un maschio alfa. Quindi dimostrare poco interesse, ovviamente gentile, sorridente, parlarle poco. Quando parli devi guardarla negli occhi, la guardi negli occhi, se le stringi la mano tendi a girare un attimino la mano in questo senso in modo tale da portare il suo palmo rivolto verso l'alto, ti interpreta come dominante, cioè come colui che domina, il maschio alfa è un maschio dominante, senza fare braccio di ferro, giri leggermente la mano in modo tale che lei si trovi col suo palmo rivolto verso l'alto e tu sopra. Questo è un segnale di dominanza, analogico, non verbale, ovviamente, che però la parte emotiva registra. La guardi negli occhi, cerchi di tirare indietro le spalle e, come dire, gonfiare il petto, i pettorali, in modo anche questo ti fa interpretare come maschio dominante. Dopodiché, quando l'hai salutata, ti giri dall'altra parte e parli con altre persone. E quindi a livello logico e razionale lei capisce che tu non sei interessata a lei, però lasci il piede puntato nella sua direzione, perché la parte emotiva invece deve cogliere questo interesse. Altra cosa, ogni tanto la guardi e mentre la guardi ti infili il dito in questo modo, il pollice nella cintura dei pantaloni. Deve avvenire in sincronica risposta col momento in cui tu la guardi, perché tu la guardi e infili il dito nella cintura dei pantaloni che va a evidenziare, diciamo, la virilità, gli mandi un segnale di natura sessuale, come se andasse a indicare, diciamo, la zona edonistica, insomma. Anche questo viene identificato come patrimonio genetico elevato, tra virgolette. Ed è la caratteristica fondamentale che deve avere un maschio alfa. Insomma, questi segnali puoi utilizzarli, poi ovviamente cerca di stare comunque aperto nei suoi confronti, ci sono delle cose che sono comuni, insomma, entrambi i sessi, se sei seduto, incrocia le gambe nella sua direzione, le mandi sempre un segnale di apertura da un punto di vista emozionale. E da un punto di vista logico, anche qua usa il ricalco non verbale, ripeti un po' le parole che dice lei, in modo tale da acquietare un po' anche la parte logica. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda come Alex. La domanda va postata nei commenti, riceverai un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, clicca qua sotto, metti un mi piace e poi condividilo su Facebook, Twitter, WhatsApp, dove vuoi, con i tuoi amici. Ciao!